Una ballerina da non perdere. Escursionismo. Sport fluviali. Sport estremi. Enogastronomia. Spiritualità. Paesaggi. La comunità montana della Valnerina sostiene e valorizza il territorio. Si ringrazia Guidobaldi Allestimenti per la fattiva collaborazione. Tempietto sul Clitunno, candidato a patrimonio mondiale UNESCO. Dicevamo spettacolo ambientato a Campello sul Clitunno, un allestimento molto particolare, ci sarà una vera e propria zattera. Quando io lessi questo testo, invogliato da mia moglie che è un'attrice polacca, ragionando su una possibile messa in scena di questo testo, mi venne in mente appunto di ambientarlo veramente sull'acqua, su una zattera, ma non solo per un pretesto di spettacolarità, certo, anche per questo, ma perché c'è una precarietà di rapporti tra i tre personaggi protagonisti di questa pièce, e ambientarlo su una vera zattera costringe gli attori a recitare su uno spazio molto ristretto e molto precario, che corrisponde al loro stato emotivo nello svolgersi del testo. E parliamo di conformismo e di apparenze anche in un altro spettacolo. Si tratta di un piccolo gioco senza conseguenze. Noi ci siamo stati ieri sera, vi facciamo vedere alcune immagini dal chiostro di San Nicolò. Bruno no, stava male, era sola. E come eri vestita?
Chi se lo ricorda? Anzi sì, mi ero comprata un vestitino... Blu? Blu, sì. Di seta? Sì. Con dei piccoli richiami? Sì. Con delle frange sulle spalle? Sì. E uno scialle bianco? Già. E delle scarpe blu con un po' di talco? Eh no, non mi ricordo di te. Un programma molto vasto, quello del 52esimo Festival dei Due Mondi. Cosa non vorrebbe perdersi, a parte il suo spettacolo, ovviamente? Onestamente, io intanto frequento il Festival di Spoleto fin da quando ero un ragazzino e ambivo e sognavo di fare questo mestiere. Questa edizione del Festival mi sembra proponga cose molto molto interessanti e sinceramente parlando, se il tempo me lo consente, vorrei non perdermi nulla. Allora, io le consiglio un concerto molto bello che si terrà nei prossimi giorni al Teatro Romano. Si tratta di Copy Night, quindi una serata dedicata alla salvaguardia dei diritti d'autore. Tanti personaggi, ce lo vediamo nello spot. Spoleto, 52esimo Festival dei Due Mondi, presenta Copy Night, un grande concerto per la tutela dei diritti d'autore. Gino Paoli, Caparezza, Malika Ayan, Paola Turci, Pacifico, Chiara Civello e Lucariello, tutti insieme per salvare l'arte in Abruzzo. 10 luglio ore 22 al Teatro Romano. Biglietti prezzo speciale 8 euro. Per info, festivaldispoleto.com. In chiusura ringrazio Stefano Alleva, vorrei ricordare le date del suo spettacolo in alto mare. Sono io che ringrazio voi e il nostro spettacolo andrà in scena domani, venerdì 3 luglio e sabato 4 luglio alle ore 20 alle Fonti del Clitunno, a Campello sul Clitunno. Bene, invitiamo i nostri telespettatori ad andare, ma anche a seguirci, perché nei prossimi giorni trasmetteremo alcune immagini direttamente dalla prima. Noi ci vediamo domani, ore 22, Spoleto Festival Corner torna puntuale, poi dopo la mezzanotte e alle 14:15 l'ultima replica. A domani e buon festival!